Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. Dopo l'aumento che arriverà con la rivalutazione al 2,2% ad ottobre, a gennaio invece arriverà un maxi aumento pari all'8% per tutti. Vediamo insieme tutti i nuovi importi nel video che segue. Prima di visionare il video, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Come sappiamo, la rivalutazione è stata anticipata a ottobre con un coefficiente al 2,2% che ha portato molto malcontento tra i pensionati e i sindacati. A gennaio 2023 invece vi sarà una rivalutazione piena con la quale si terrà conto del tasso accertato dall'Istat. Si parla, come dicevamo in apertura di video, dell'8%, ma è ancora presto per dare il parametro con ufficialità. In tal caso però, se si usasse l'8%, per coloro che hanno beneficiato dell'anticipo della rivalutazione verrà sottratta la percentuale che è già stata riconosciuta a ottobre 2022, quindi 8% meno 2%. Se il tasso quindi dovesse essere del 6%, per una pensione di 1000 euro ci sono 60 euro in più al mese, 720 euro per tutto l'anno 2023. Per chi invece ha un assegno pari a 1200 euro, l'aumento sarà di 120 euro mensile e 1440 euro nei 12 mesi, a cui va ad aggiungersi anche la quattordicesima. Se passiamo invece a una pensione di 2500 euro, il tasso sarebbe del 7,2%, con un aumento di ben 180 euro mensili al mese, 2160 euro in più l'anno. Infine, per una pensione di 3000 euro si godrebbe di un aumento del 2% per un aumento di 180 euro mensili. Dunque, con questi parametri gli aumenti non sarebbero affatto irrisori, perché con 120 euro al mese si può pagare comunque una bolletta o più. Per le prestazioni invece che non hanno goduto dell'anticipo di ottobre, ad esempio l'assegno sociale e le pensioni di invalidità, l'incremento sarebbe pieno, ovvero all'8%, quindi un assegno sociale pari a 468,11 euro passerebbe a 505 euro, mentre le pensioni di invalidità da 291 a 315. Per quanto riguarda invece le pensioni minime, passerebbero da 524,35 a 566,29 euro. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere come sempre qui sotto nei commenti del video. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.